Cosa abbiamo pensato? Allora, il nostro intento come Confcooperative, un'idea del gruppo Giovani Imprenditori, di creare un bando che potesse sostenere la nascita di nuova cooperazione giovanile in qualunque settore. L'importante è che almeno la metà, dei membri del consiglio di amministrazione devono essere sotto i 35 anni, quindi in questo caso si configura come cooperazione giovanile. È un'iniziativa importante perché noi siamo in un momento storico nel nostro paese per cui tra i giovani è molto difficile creare una nuova impresa e quindi noi attraverso questo bando vogliamo sostenere quei giovani che vogliono iniziare un'attività imprenditoriale sotto forma di cooperativa, ma non hanno altri sistemi per farlo. Cosa fa il bando nel dettaglio? Quindi ha un piccolo contributo per l'apertura della cooperativa di 5.000 euro, che ti consente di pagare il notaio, la camera di commercio, l'iscrizione al registro delle imprese, quindi tutti gli adempimenti burocratici che servono per aprire una cooperativa. E poi ti segue per i primi 3 anni gratuitamente attraverso i nostri centri servizi di Confcooperative regionali, che ti aiutano dandoti la consulenza, facendoti dei servizi gratuiti che normalmente andresti invece a pagare. E aiutandoti a crescere nel momento più difficile per una cooperativa, no? È proprio la partenza, quindi la startup, giustamente, sì, stiamo parlando di startup cooperative. Noi speriamo che con questo sito sia stato fatto, insomma, ci abbiamo pensato molto. L'intento era quello di fare una cosa molto semplice, molto chiara, adatta ai giovani, fruibile da smartphone senza problemi, dove altri giovani cooperatori che hanno avuto successo raccontano la loro esperienza e danno anche qualche suggerimento su come poter fare una nuova cooperativa.